Ingegnere Luigi Stranieri, lei ha presentato la lista per la campagna elettorale, ovviamente, cittadini liberi e attivi, sì. Per Girifalco si intende. La sua candidatura credo che sia la vera novità di queste elezioni. Uno, perché è composta da elementi che non sono stati mai candidati. Il perché questo e il perché anche della sua candidatura. Sì, abbiamo insieme a questi amici, quindi non la mia lista, la lista di un gruppo di amici, di un gruppo di cittadini girifalcesi che intendono offrire una nuova opportunità, una nuova possibilità, costituita tutte da facce nuove, da gente che viene dalla società civile, da professionisti, da gente che mette a disposizione dei suoi concittadini le proprie esperienze, le proprie capacità, sempre se i cittadini, se i nostri concittadini ritengono opportuno darci la loro fiducia. Questo, il motivo che ci ha spinto, è stata una condizione di diciamo degrado della politica locale, che ha portato il nostro comune ad una condizione di vivibilità minima, ad una condizione di occupazione minima. Pensiamo e speriamo che sia giusto e doveroso per noi infondere nuovamente fiducia, infondere quel brio e quella freschezza che solo volti nuovi, volti giovani ma capaci riescono a dare alla politica del nostro paese. Benissimo, quindi un progetto molto ambizioso, innovativo, e speriamo che vada tutto bene. La ringrazio tantissimo, ingegnere. Grazie a lei dell'opportunità che mi ha dato. Prego, salve. Buongiorno, ingegnere Antonio Cristofaro, persona stimatissima, capace, eccetera, eccetera, ce ne sarebbero aggettivi. Va bene, lei è candidato a sindaco nella lista Solo Girifalco, ecco. Avete già presentato la lista? Certo, in questo momento. Ah, quindi un'altra lista già presentata. Perfetto. Lei perché la sua candidatura e che cosa aspira, che cosa ambisce per Girifalco? Spero di fare solo del bene, niente di particolare. Non ho ambizioni, non ho nient'altro, quindi mi rendo conto che in questo momento c'era bisogno di una persona diversa, giovane, che si approccia per la prima volta al mondo politico e si spera di fare il meglio. Ci sono 5 ragazze, altrettante giovani, anzi molto più giovani di me, e quindi siamo qua a mettere del nostro a disposizione della gente, niente di più. Quindi si propone come alternativa, diciamo? Alternativa, vediamo, cerchiamo di fare del nostro meglio, poi se alternativa a qualcosa che non va, bene, siamo alternativi. Benissimo, la ringrazio. Grazie. Dottore Mario D'Onofrio, è la sua quarta candidatura a sindaco di Girifalco, sempre eletto. Lei si ripropone per un'ennesima candidatura a sindaco di Girifalco, quindi dal punto di vista amministrativo lei rappresenta il passato, fino a pochi giorni fa era il presente e si ripropone per il futuro. Un cenno sui motivi per questa sua ricandidatura, sulla lista se vuole, e anche un cenno sul programma. Perfetto. Per quanto riguarda la mia riproposizione si basa su due ovvi motivi. Il primo motivo è il modo con cui la mia precedente giunta è stata legittimata. Un modo poco democratico, un modo che ricorre ai notai, quando i notai dovrebbero servire per atti di successione familiare o di atti di vendita, non certamente per motivi politici. Purtroppo, senza avere il coraggio di affrontare la mia sfiducia in consiglio comunale, i 7 signori hanno preferito rivolgersi al notaio. La cosa simpatica è che di questi 7 signori, 5 sono scomparsi dalla scena politica di Girifalco, e quindi già denota la coerenza e le capacità di prospettiva che avevano questi nobili uomini. Per quanto riguarda, lei ha fatto questa domanda tra passato, presente e futuro, credo che già il fatto stesso che non si ha presente e futuro senza il passato potrebbe essere una risposta valida dal punto di vista filosofico e storico, ma noi andiamo oltre. Noi siamo convinti che, anche perché in questi anni ho avuto sempre delle giunte diverse,
fatte sia di persone diverse, sia con professionalità ed esperienze politiche totalmente diverse che sono state al mio fianco. E ringrazio tutti, perché se Girifalco, per quanto se ne possa dire, riesce ancora ad avere dal punto di vista economico una certa stabilità, se riesce ad avere e garantire dei servizi con tasse che, per quanto ne possono dire gli avversari, sono ai minimi per quanto riguarda i paesi che hanno le stesse nostre caratteristiche, cioè superiore ai 5.000 abitanti, che dobbiamo rispondere a certe prospettive. Poi se parliamo di paesi che sono condomini, allora è una cosa completamente diversa. Quindi il futuro si prospetta con una lista fatta di esperienze nuove. Esperienze nuove intendo anche sul nostro progetto, al di là del progetto politico, che ha visto partiti tipo il PD e il Socialista che sono scesi in prima persona. Ci sono esperienze ambientaliste rappresentate da persone che hanno sostenuto e combattuto per quanto riguarda il rispetto del territorio. Ci sono esperienze che vengono dal mondo della regione, esperienze che vengono dal mondo della provincia per quanto riguarda le esperienze amministrative come dirigenti di questi settori subcomunali, e poi c'è esperienze del mio gruppo, della mia giunta precedente, con cui siamo convinti di aver lavorato bene, e c'è l'innesto anche di uomini e donne che già con l'amministrazione di Girifalco hanno avuto a che fare. Mi ritengo di aver messo su una lista molto varia come competenze, ma soprattutto unita da un unico scopo, che è quello: insieme io posso rappresentare il vecchio, il presente, il futuro, come lei giustamente ha ripetuto, però mi ritengo di essere una persona che riesce a inglobare tutte le varie esperienze, e soprattutto con questo progetto, che è partito da ben 3 mesi, abbiamo cercato di mettere sullo stesso piano tutte le persone che hanno voluto in modo garbato, in modo coerente collaborare. Certamente le persone che sono venute qua a fare richieste di essere eletti primi cittadini, poi ci ritroviamo dall'altra parte come singoli candidati, forse un qualcosa sulla genuinità della loro presenza qua la metto in dubbio. Benissimo, la saluto. Grazie.